Amici, benvenuti nel canale Mr. Gordon, il signore degli orti. Nuovo video, brevissimo, e oggi vi faccio vedere il primo video che ho fatto. Vi ricordate a dicembre? Cioè a dicembre, al 1 gennaio del 2021, che ho seminato l'insalata. Adesso vi faccio vedere com'è ed è pronta per essere raccolta. Guardate, eccola qua, giro. Se vi ricordate il video, comunque metto il link nella descrizione. Questa è l'insalata. La taglio, quindi non fa il ceppo. E questa è l'insalata. Spettacolo. Adesso la raccogliamo e niente, poi ci vediamo in tavola. Buona continuazione, amici. Grazie per la visione. Volevo farvi vedere questa cosa perché ovviamente è bello far vedere l'inizio del lavoro, ma è bello far vedere anche come finisce il lavoro. Eccomi qua, amici. Abbiamo fatto il primo taglio. Abbiamo tagliato questa qua a lato perché stavo andando quando praticamente ho seminato un mese fa il prezzemolo e sta crescendo. Però è talmente arrivata a un certo punto che l'insalata di qua stava andando ad oscurare la prima fila, diciamo, di prezzemolo. E niente, quindi l'ho tagliata, ho riempito il vaslotto. E questa qua è la prima, primo raccolto del 2021 del mio orto. Un'insalata da taglio, bella fresca. Da mangiare così con i pomodori, mettiamo dentro anche il mais. A posto. Come inizio non c'è male, dai. Ecco qua. Qua praticamente ho tolto via un po' di erbacce che erano cresciute. Al posto della vicino all'insalata. Scusate se girate l'immagine. Ecco qua, con questo vaslotto di insalata vi ringrazio, vi saluto. Mr. Gorn, signore degli orti. Brevissimo video per farvi vedere. Andate a vedere il primo video che ho fatto a gennaio, al 1 gennaio, quando ho seminato qua l'insalata. Buona continuazione. Allora, il taglio bisogna farlo non proprio dove c'è la dove spunta la piantina, ma stare almeno quei 3-4 centimetri sopra, in maniera tale che si riformi di nuovo, e quindi siamo pronti anche per un secondo taglio prossimamente. Mettete like, iscrivetevi al mio canale, Mr. Gon, il signore degli orti, per voi. Se volete qualche informazione, io non sono un professionista, sono un dilettante. L'orto lo faccio da 9 anni, da quando non c'è più mio papà. Sto mandando avanti io la tradizione in famiglia e niente, spero lo faccio in maniera dilettantistica, quindi. Però beh, dopo 9 anni qualcosa ho imparato. Ciao ragazzi, buona visione.